Salve a tutti e ben ritrovati. Continuiamo oggi il progetto della stazione saldante ad aria calda e vi faccio vedere il case finale con il parziale assemblaggio. Perché parziale assemblaggio? Perché prima di completarlo, accenderlo e farvi vedere il funzionamento, avevo pensato di fare qualche test per verificare il corretto funzionamento di tutti i collegamenti, quando a un certo punto mi sono accorto che iniziavano a esserci dei problemi sulla parte di potenza e sulla parte di controllo. Quindi ho deciso di parlarvene perché il problema che è uscito fuori è un problema molto serio e molto difficile da individuare, quindi preferisco farvelo vedere così nel caso in cui un giorno lo abbiate anche voi, riuscite a, diciamo, diagnosticarlo e intervenire in tempo. Cosa succedeva? Quello che è successo è che imprevisto è scoppiato il condensatore di ingresso di uscita del ponte, ovvero quello che era qui nello schedino. All'inizio ho pensato fosse perché era danneggiato il condensatore e che magari ripple di corrente in uscita dal MOS, quindi quando andava a switchare, erano troppo elevati per un elettrolitico e quindi era andato a scoppiare. Così l'ho tolto e l'ho sostituito con un MKP, quindi in polipropilene. Però una volta tolto quello, è successo che è andato a esplodere il condensatore che si trovava qui, ovvero quello in uscita dal ponte di rettifica del Variac, il che è sembrato molto strano. E niente, l'ho tolto anche questo, motivo inspiegabile all'inizio. Ho continuato a fare i test. Si è rotto il voltometro del Variac. Continuavano a essere inspiegabili questi fenomeni sul banco, tant'è che poi, procedendo un po' a testa bassa, lo ammetto, mi sono intestardito e ho continuato ad andare avanti, imperterrito, non capendo bene il problema. Successivamente, rottosi anche il voltometro, il MOS si surriscaldava tantissimo. Tant'è che ho dovuto mettere un un'aletta di raffreddamento. Nonostante questo, continuava a surriscaldarsi. Allora ho detto: metto due MOS. E quindi proprio a testa bassa. Fino a quando, arrivato a un certo punto, ho detto: c'è qualcosa che non mi torna. Così, con molta calma, mi sono messo a fare un po' di sano debug per cercare di capire che cosa stesse succedendo sulla scheda. Fino a quando, con un'intuizione, forse ho capito qual era il problema. Quindi adesso passiamo sullo schermo del computer e vi faccio vedere quello che è successo. Siamo ora su PC ed ecco l'acquisizione di cui vi parlavo. Abbiamo la forma d'onda blu, che sarebbe il segnale di gate che raggiunge il MOS, mentre la forma d'onda gialla è il segnale di drain, però prima della resistenza, quindi prima del diodo. E questo è quello che succede. Ovvero, avevo messo il Variac in modalità 80 volt RMS, ma qui ci sono picchi altissimi a quella tensione. Quindi c'è qualcosa che non va assolutamente. Sono andato a effettuare una simulazione su SPICE ed ecco il risultato. Ho ottenuto le stesse forme d'onda. Ma come ho fatto a riottenere le stesse forme d'onda? In pratica, il nostro problema è che utilizzando un Variac abbiamo un'induttanza di leakage, quindi riconducibile al nostro generatore di tensione, molto alta. Io ho simulato qui 10 mA e
E quello che succede è che quando noi andiamo a switchare il MOS, questa induttanza resta carica, quindi l'energia accumulata dovrà andarla a scaricare da qualche parte. Ed io, andando a togliere quella capacità di 10 micro e andandone a mettere una più piccola, altro non ho fatto che peggiorare la situazione. E quindi questi picchi sono arrivati a tensioni altissime. E perché poi alla fine il MOS si riscaldava? Perché fortuna vuole che, avendo utilizzato una resistenza di gate molto alta, quindi avendo un T-Rise e T-Fall molto elevati, quello che succedeva è che quell'energia che veniva accumulata in questo induttore veniva poi dissipata sul MOS. Quindi, in un certo senso, aver avuto quel T-Rise e T-Fall così alti ci ha salvato dalla rottura del MOS, perché altrimenti si sarebbero generati picchi molto più alti e si sarebbe bucato il canale drain source. E per risolvere questo problema basta mettere una capacità molto più grande. Infatti, se adesso vado a simulare, si vedrà chiaramente che i picchi non raggiungeranno più quella tensione così elevate. E ovviamente, quando poi andremo a connettere il nostro dispositivo alla rete elettrica di casa, non avverrà più che vedete qui, adesso già non si formano più quelle forme d'onda, quindi il problema si è risolto. Dicevo, non ci serviranno questi 100 microfarad perché la rete di casa non presenterà una leakage così alta. Il problema è solo quando utilizziamo il variac. Quindi penso che ce la lascerò comunque per una questione di sicurezza, però è solo un problema legato al fatto che lo stiamo utilizzando, questo circuito lo stiamo utilizzando con il variac. Quindi, se anche voi avete il variac, tenete presente che ha una leakage, una induttanza dispersa interna abbastanza elevata. E inoltre, consiglio che do, come già detto anche negli scorsi video, cercate sempre in fase di prototipazione di appunto avere degli attivi con T-Rise e T-Fall molto ampi, in modo che se ci dovessero essere fenomeni appunto di picchi di tensione, viene in un certo senso assorbita dal MOS che, andandosi a chiudere, va a dissipare l'energia accumulata da eventuali induttanze disperse nel circuito. Quindi in questo momento il circuito sta funzionando correttamente. Sono andato a effettuare le modifiche. Ho messo qui il condensatore elettrolitico da 100 microfarad, era abbastanza grosso e quindi, essendo un fuori progetto, ho dovuto riadattarlo in quell'unico spazio che era disponibile. Mentre per quanto riguarda il MOS, ho messo un'aletta di raffreddamento più piccola perché quella era abbastanza ingombrante. Con questa qui raggiunge circa i 100 gradi quando è in full load la pistola, quindi 100 gradi va bene, comunque essendo un MOS al silicio, fino a 175 gradi lui va tranquillo. Quindi ecco come si presenta tutta la scheda assemblata, e adesso l'accendo e andiamo a fare qualche test. Ho connesso la scheda al variac a 220 volt di ingresso e si accende, funziona tutto. Quindi adesso andiamo a fare un test dove con l'oscilloscopio andremo a vedere il duty cycle del segnale di gate, la forma d'onda azzurra, e in giallo il segnale di feedback che arriva dalla termocoppia presente dentro la pistola. Mentre qui andremo a misurare la temperatura in uscita dalla pistola,
per verificare che sia congruente con ho messo anche qui un segnalatore a cifre digitali collegate con l'Arduino. Vedremo se sono congruenti. Per far questa prova ho deciso di andare in massima potenza, ovvero quando la pistola ha la ventola tutta al massimo, quindi consuma di più, ha il wattaggio massimo. Ok, inizio a salire con la temperatura. Come si può vedere, il PID già sta iniziando a integrare. Infatti vedete come va avanti e indietro, perché in pratica lui, a seconda del feedback, va ad aumentare o diminuire il duty cycle, e c'è un piccolo periodo di transizione dove appunto si stabilizza. Qui viene riportato intorno a 80 gradi, sta salendo. In uscita dalla pistola, sì, abbiamo anche qui che la temperatura aumenta. Ok, salgo su di parecchio. Qui possiamo vedere il PID che sta spingendo al massimo. Infatti poi ho fatto una modifica, ho settato il massimo duty cycle possibile al 30%, quindi lui ha spinto al massimo e la temperatura infatti è salita di molto. Riprendiamola, ecco qui, anche qui siamo intorno ai 200 gradi. Ok, ora si è stabilizzato, continua a salire. Arriviamo quasi fino al massimo. Ecco qui il PID, vedete? Spinge al massimo. Qui la temperatura è arrivata oltre 300. Anche in uscita della pistola sta salendo. Ok, qui si è stabilizzato sul 18% di duty cycle, temperatura intorno ai 335 gradi, in uscita dalla pistola. Beh, ci siamo quasi, anche qui. Ah no, anche qui è salita. Qui 351. Ecco qui. Sì. Ci siamo. Quindi duty cycle finale 20%. Bene. La pistola funziona. Piccola prova a vedere se lo stagno si squaglia. Ecco qua, si squaglia. Quindi la temperatura c'è. È quella lì. Perfetto. Ora faccio una prova a calare tutta la temperatura. Ecco qui, il PID ora è a zero e il feedback scende con la temperatura che scende. Perfetto, funziona alla grande. Ho fatto andare il circuito per 10 minuti. E adesso andiamo a fare un controllo
delle temperature, ovvero andremo a controllare l'unico punto caldo che è l'attivo. Ok. È sugli 83-84 gradi, quindi come vi dicevo è una temperatura abbastanza bassa per un MOSS a silicio, quindi è tutto a posto. Questa aletta di raffreddamento è più che sufficiente per dissipare questo MOSFET. Ecco qui la stazione saldante ad aria calda, finalmente ultimata. Ho messo tutto in un case che è in pratica una cassetta da muro per collegamenti elettrici. Come si può vedere, poi ho messo i due potenziometri di selezione della temperatura e velocità della ventola sul frontalino, il segnalatore di temperatura. Qui ho messo un pulsante per accendere e spegnere la stazione e poi qui tramite dei supporti in legno ho fatto appunto il supporto per tenere ferma la pistola quando poi si ripone al posto, quando non è più utilizzata. Il tutto su una tavoletta di legno è venuto abbastanza carino. Come sempre il design non è il massimo, ma è venuto abbastanza carino. Quantomeno funziona perfettamente. Infatti ho già fatto una prova. Ecco qui il nostro primo componente SMD saldato. Si tratta di un driver, quel driver che avrei dovuto utilizzare per accendere il MOS, che non potevo saldare senza la pistola d'aria calda. Quindi sono molto soddisfatto di come è riuscito il progetto. Risulterà uno strumento davvero molto utile per i nostri futuri progetti perché ci consentirà di saldare tutti quei componenti che risulteranno necessari. Sarà uno strumento che verrà utilizzato tantissimo in pratica. Ora invece voglio passare alla parte finale, che è la parte di revisione del progetto. In pratica, durante la fase di debug della scheda, che non vi ho fatto vedere perché è durata giorni, ma però ho preso degli appunti. Infatti, uno dei problemi riscontrati è stato quello che vi ho fatto già vedere, ma ho preso degli appunti di tutti i problemi che via via ho riscontrato sulla scheda ed è importante segnarli e parlarne perché da questi errori di progettazione o errori di qualsivoglia natura bisogna apprendere perché grazie a questi errori che si commettono si può imparare molto e soprattutto non si rifaranno in futuro. Quindi adesso vi mostrerò tutta la lista di note che ho preso e ne parleremo insieme. E questa sarà una prassi per tutti i progetti che svolgeremo, perché forse è la parte più importante del progetto, è la parte dove si cresce davvero. Ecco qui la lista degli altri problemi rilevati, oltre a quello che vi ho fatto già vedere prima. Partiamo dal primo. Reel to reel. Che cos'è questo problema? Ecco qui il circuito dell'amplificatore operazionale che aveva in ingresso il segnale della termocoppia e portava in uscita questo segnale amplificato di 251 volte. Che cos'è il problema del reel to reel? In pratica l'LM358 non è un amplificatore operazionale reel to reel, cioè se noi lo alimentiamo con 5 volt, la sua uscita massima non sarà 5 volt, ma sarà 5 volt meno un valore di saturazione, che nel nostro caso ho misurato essere 3,6 volt.
Quindi questo creava un problema bello grosso perché, avendo dimensionato il circuito con un'uscita massima di 5 volt, quello che succedeva è che quando andavo a selezionare una temperatura, in questo caso superiore a 350-360 gradi, in pratica il MOS, cioè il micro, continuava ad aumentare la PWM che arrivava sul MOS e il filamento è diventato incandescente. E la pistola non si è quasi distrutta perché ovviamente lui leggeva massimo un feedback di, per esempio, di 3,6, ma per esempio si sarebbe fermato quando avrebbe letto un feedback di 4 volt. Ma a 4 volt questo amplificatore operazionale in questa configurazione non ci sarebbe mai arrivato. Quindi, una volta constatato che l'uscita massima era 3,6 volt, quello che ho fatto è stato ridimensionare questo circuito in modo che a 500 gradi corrispondessero 3,6 volt. Quindi, a conti fatti, il guadagno massimo che si può ottenere con questo circuito e con quella termocoppia a quella temperatura è di 180. Quindi questa resistenza deve essere 180 kΩ. Ovviamente, se fosse stato un amplificatore operazionale di tipo reel-to-reel, avremmo potuto portare l'uscita, in questo caso fino a 5 volt. Quindi, morale di questo errore, quando selezionate l'amplificatore operazionale, siate sicuri di controllare se è un reel-to-reel oppure no. Passiamo al secondo errore. Lo slow rate, che cos'è? In pratica, lo slow rate indica la variazione massima dell'uscita quando varia l'ingresso del nostro amplificatore operazionale. E questo problema si riscontra nel caso del nostro driver del MOSFET quando l'amplificatore operazionale è in modalità comparatore. Ovvero, che cosa è successo? Noi siamo andati a misurare che la variazione era di circa, per passare da 0 a 12 volt quando il comparatore scattava, ci volevano circa 40 microsecondi. Sono andato a svolgere bene i calcoli e in realtà il tempo che ci avrebbe dovuto mettere era di 4-5 microsecondi. Quindi quello che è successo in realtà, e ovviamente in fase di debug mentre facevo il video ho detto una cavolata. Il problema non era la limitazione di corrente del nostro amplificatore operazionale, ma bensì era il fatto che la sua uscita non poteva variare più velocemente di quella rampa, perché era dettata dal fatto che lo slow rate dell'LM358 è davvero molto elevata. Quindi il problema non è che non poteva dare corrente, ma non poteva raggiungere quella variazione così repentina di tensione di uscita. Per risolvere questo problema e per cercare di diminuire un po' le perdite dinamiche del MOS, ho sostituito l'LM358 con il TL072, che è un amplificatore operazionale molto più prestante e che ha uno slow rate di 12 volt a microsecondo. Quindi con quell'amplificatore operazionale non era più lo slow rate che limitava la rampa di tensione che si generava sul gate del MOS, ma era bensì la resistenza così come volevo io. Passiamo adesso al terzo errore, ovvero l'impulso di corrente. Questo errore si presenta sempre su questo circuito. Più che un errore, diciamo che è stato un problema che c'è nella nostra pistola, ma che non avevo considerato. Ovvero, tutti i cavi che passano nella pistola sono molto attaccati fra di loro. Infatti sono 8 cavetti.
e sono tutti quanti vicini per una lunghezza di circa 1 metro. Qual è il problema? Il problema è che lo switching di questo MOS va a causare un disturbo di condotte di tipo differenziale su tutti gli altri cavi della pistola. Quindi, nel nostro caso, anche sul segnale di feedback della temperatura. Infatti, se vi ricordate, quando ho fatto vedere il segnale di feedback sull'oscilloscopio, c'erano dei picchetti ogni volta che il MOS andava a switchare. Quindi quei picchetti creano un disturbo che viene rilevato dal micro, che crea una sorta di leggera instabilità perché vedrà il valore della termocoppia variare in modo repentino. Ovviamente questo è un problema bello grosso ed è di difficile soluzione proprio perché, come vi ho detto, per motivi tecnici, tutti i fili che passano che arrivano alla pistola devono per forza passare per quel cavo. Una soluzione che si può adottare per risolvere questo problema è andare a mettere qui un induttore in serie alla resistenza dell'avvolgimento incandescente. Che cos'è che provoca l'induttore? Qual è il suo effetto? Il suo effetto sarà quello di limitare la variazione di corrente che avviene su questa resistenza e in pratica va a creare una maglia con il diodo di ricircolo, in quando il MOS si accende, l'induttore si inizia a caricare e la corrente varia molto più lentamente, ma quando si spegne, grazie al diodo, ci sarà un ricircolo fino a quando la corrente non giungerà di nuovo naturalmente a zero. Quindi bastava mettere qui un induttore da 100 micro per risolvere questo problema in modo abbondante, perché già che passiamo da un impulso a qualcosa di molto più smooth, si sarebbero avuti dei vantaggi molto rilevanti per quanto riguarda i disturbi di condotte che ho notato, che ho rilevato in modo evidente sul segnale di feedback. Per risolvere questo problema, non potendo aggiungere altri componenti, in quanto una volta che la schedina è stata progettata, è stata realizzata, poi è difficile fare delle modifiche. Per esempio, si è visto col fatto che ho dovuto aggiungere già un condensatore bello grosso. Quello che ho trovato per risolvere il problema è stato aggiungere un filtro FIR, ovvero un filtro FIR, possiamo definirlo, ora non voglio scendere nel dettaglio, ma è una sorta di filtro passabasso digitale. Quindi l'Arduino sul segnale di feedback della termocoppia è andato a fare delle operazioni di filtraggio in modo che ottenesse il valore medio reale e riuscisse a tralasciare quelle forti variazioni del segnale di feedback che gli arrivava, e in questo modo sono riuscito in modo digitale a risolvere il problema senza intervenire sull'hardware del circuito. Ultima nota di cui voglio parlare è l'alimentatore cinese che sono andato a utilizzare per alimentare le ausiliarie del circuito. Ovvero, sto parlando di questo. Ne avevo un altro, è un gemello di quello che adesso si trova dentro la scatola. Perché voglio parlare di questo? Perché c'è un'importante nota che voglio fare nel caso in cui anche voi vogliate utilizzarne uno. Il vantaggio di questi è che sono davvero molto economici. Io ne ho acquistati anche di potenze superiori, ne ho uno da 24 volt 720 watt di uscita e uno pure da 12 volt 600 watt di uscita, e sono molto economici rispetto agli altri, però ho notato su questo e anche sugli altri, a parte che sugli altri non c'è neanche lo stadio di PFC, quindi è qualcosa di molto assurdo, ma sembrerebbe che non siano isolati dalla linea. E questo è un bel problema, non dando in fase di applicazione
Quindi una volta che il dispositivo, lo strumento funziona correttamente e viene utilizzato, ma bensì in fase di debug. Quindi qual è il problema? È che se andate a collegare l'oscilloscopio a uno di questi, succede il problema di cui abbiamo già parlato, ovvero fate un corto con la terra, perché non sono isolati dalla linea. Quindi stavo per combinare un bel casino, fortunatamente me ne sono accorto in tempo, perché io prima di collegare la terra dell'oscilloscopio faccio sempre una piccola prova con una resistenza su ogni alimentatore che uso, perché non si sa mai. E in effetti non si sa mai, questa volta è successo che è risultato non essere idoneo, ovvero non è isolato. E come se ce ne accorge? Se ce ne accorge perché scatta il salvavita, in pratica c'è una dispersione di terra quando collegata la terra di un oscilloscopio a qualcosa di non isolato. E niente, volevo condividerlo anche con voi, quindi ricordate che questi giocattolini non sono isolati. Molto bene, questa era la lista di tutte le note che avevo appuntato e una volta averne discusso, quindi possiamo dire che il progetto è concluso, sempre con grande soddisfazione, e quindi ai prossimi progetti. Un saluto e alla prossima!